passavamo di qua, no. Passavamo di qua, ci hanno fermato, che ci vengono a fare, guarda, siamo andati al ristorante, uno dei tratti, siamo Bazzecole, noi stasera presentiamo, presentiamo stasera, presenteremo Rock per un bambino, undicesima edizione. Siamo stati promossi, da semplici comici a presentatori, Passo è previsto. L'abbiamo fatta. Lui è? Lui, Dani, lui è Cristian, è il mio compagno. Lei è? Non lo so, è una che abita a casa mia e cucina per me e i figli. L'ago, sì, lo asciugo, sì, poi lo dovevo prendere. Grazie, allora, grazie a voi. A voi. Allora, significa molto, perché io, come ben sapete, e sa bene chi mi segue, io con una cosa che faccio con naturalezza, cioè raccontare una barzelletta, porto un sorriso a tante persone e con me ridono persone anche che hanno magari purtroppo dei problemi enormi. Quindi sapete che strappo un sorriso a persone in difficoltà con una cosa che a me viene semplice è la cosa più bella della vita. Anche perché sapessimo che far ridere non è facile, specialmente in un momento politico-economico in cui viviamo. Quindi, far ridere le persone è una cosa che mi riesce naturale e amo farlo tutti i giorni attraverso il telefono. In più, da quest'anno, da quando ho fatto un show radiofonico molto seguito nella capitale, su Televisione Italiana Roma, ho l'opportunità di accompagnare chi ci segue, i romani, chi va al lavoro la mattina, a suon di buona musica e barzellette, è veramente il mondo mio, è quello al quale mi piace tanto. Eleonora Fiorellina, che cosa significa? È stata un'emozione grandissima per me, davvero esibirmi un palco del genere con un pubblico tanto bello, con un cuore grandissimo, è davvero un evento. Ringrazio tantissimo Luca Bonannini, grazie a lui se sono qui, mi ha ascoltato così per caso, il 15° a Roma, e io questo di Perugia è stato proprio per caso e ho già solo il pensiero di avermi fatto partecipare a questo evento, è stato veramente bellissimo. Grazie. È molto importante, anche quando ho perso la voce, devo venire per forza perché la sento molto importante per me e per i miei figli. Buonasera, Fabrizio Gaetani ha Rock per un bambino, quindi molto volentieri. Infatti, che cosa significa stare qui? Significa fare parte di quel grande gruppo di diciamo, italiani che sono campioni del mondo e fanno in beneficenza e mi sento partecipe. Felicissimo di partecipare, amico del Di Luca da qualche anno e sposo il progetto a pieno, sperando di regalare qualche sorriso. Borsalino, la serata per questa che cosa significa? Innanzitutto è una cosa positiva perché fare del bene, fare della beneficenza in questo modo, con lo spettacolo, è sempre una cosa positiva. Quindi io ho cercato, l'invito di Luca già qualche anno, cercavo di venire, sono sempre tantissimi ospiti, bellissima organizzazione e poi qua scegli, bisogna esserci. Sei un artista, devi esserci. Maestro Adriano Pennino, lui collabora da tantissimi anni, e ha collaborato per me fuori, da tempi di morte. E una serata come questa invece che cosa significa? Questa è una serata sempre particolare, sempre emozionante. Poi questa avventura di Luca che poi ha condotto queste conoscenze è sempre una ferita che si riapre sempre con lo stesso dolore, la stessa malinconia, è una cosa bellissima e fortissima, è bellissima la sua forza che riesce a tirare fuori e a contare questa cosa, è la lavoratura, penso sia bellissima, meriterebbe grande platea. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di partecipare alla serata di Luca Bonannini, Rock per un bambino. E il concetto è quello di partecipare con amore per due motivi. Uno è quello di amare la musica e noi credo che possiamo ritenere di amarla seriamente. E quello di partecipare a qualcosa che serve di aiuto a chi è meno fortunato.
l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma riceve ogni anno un assegno da parte di Gruppo Palamini attraverso la raccolta dei fondi di ingresso per una serata come questa, e questo rende tutti più uniti, più utili, più essenziali. A volte una piccola partecipazione, una piccola cosa può essere di grande aiuto a chi ne ha bisogno. Noi siamo fieri di partecipare a questa manifestazione, speriamo, ci auguriamo di essere ancora di nuovo insieme nelle prossime occasioni. Grazie. Tiziana Mammucari è una veterana della scuola, siamo arrivati all'undicesima edizione, io ne ho presentate 9 e ogni volta è stata un'emozione diversa. Poi quest'anno possiamo dire che abbiamo fatto l'intervista al termine di Rock e possiamo dire quindi anche quanto è stato incassato, 1200 anni. Emozioni a non finire, direi, grazie al pubblico che ci sostiene naturalmente in ogni edizione, e come abbiamo detto anche sul palco ci sono state anche tantissime donazioni in queste persone, qui significa che Rock per un bambino potrà crescere ancora e quindi aiutare la fondazione dell'ospedale pediatrico così molto bene, la patologia che invece arricchisce con il cuore. Grazie a voi. Allora, con Luca è appena terminato questo grande evento, l'undicesima edizione di Rock per un bambino. Luca Guadagnini, l'organizzatore, l'ideatore di questa manifestazione. Con il cucciolo, diceva, l'erede. Allora Luca, facci un po' assunto di questa giornata, questa settimana, la settimana lunga, siamo giunti a questa sera veramente stremati, ma allo stesso tempo carichi e soddisfatti di questo risultato ottenuto appena adesso, insomma, 21.200 euro raccolti in questi tempi non è, diciamo, una passeggiata, quindi è una grande... Domanda se lei ha mai fatto questo, sono 11 puntate, 11 edizioni, in totale ad oggi abbiamo superato i 200.000 euro, questo qui è un incasso di oggi, l'anteprima... E lo stiamo vedendo oggi, perché già abbiamo raccolto 185.000 euro, un bel traguardo, palazzetto gremito di gente, hanno partecipato tantissime persone, me l'aspettavo, ma hanno veramente dato il massimo. Noi abbiamo intervistato alcuni di gli artisti che sono intervenuti e tutti molto importanti. Parlato con Romano Nobbi, che è rimasto entusiasta, non conosceva questo evento se non che da un mese, da quando lo contattai, poi si è rimasto quando ha visto questa platea, questo palco, non so così. Sono contento perché quando chiami gli artisti, chiedi, no? Si pensano che, non lo so, diciamo, un quartiere, sai, invece poi quando vengono lì si accorgono che in realtà c'è un'organizzazione enorme. Permettimi di dire grazie a tutti gli amici che hanno lavorato che lavorano sin da quasi da quando cerchiamo di organizzare l'evento prossimo. Luca, un messaggio per concludere questa giornata. Un messaggio è quello di sorridere sempre ed essere altruisti. E sognare. Che sognare va bene, come ho già detto sul palco, essere altruisti ci va ancora più bene, perché aiutare il prossimo è qualcosa di immenso, nella fattispecie bambini che hanno bisogno, noi siamo sempre sul pezzo. Bene, con questo possiamo cantare e dare l'appuntamento alla prossima edizione. Rock per un bambino 12, alla prossima.